ripeto, per tante cose della vita, tante vicissitudini, insomma, amici in comune, Oreste, tanti altri, l'hanno vietato, Marco, Marco Adorni, il macchinario. Ci siamo guardati 2 minuti e ho detto che vogliamo fare, lui mi ha detto fammici pensare mezza giornata. Ha chiamato Sebastiano, in, non 448, in mezzo più mezzo, ci siamo inventati questa serata. Che devo dire, meglio di così, poteva andare. E allora, no, buttate un occhio su, su chi in 2 secondi, 3 forse, riesce a fare una cosa del genere. Straordinaria, non pensavo così numerosa, così partecipativa, così piena di tanti ragazzini soprattutto. Paolo, lavoriamo per i bambini, che sono assolutamente il nostro futuro, sono i nostri testimonial di domani. C'è d'altro da dire, forse sì, io non voglio schierarmela perché io non conosco i suoi avversari. Però sulla serietà di Paolo, quella cementata tanti anni fa, su quella ci metto la mano sul fuoco. Non è retorica, ve lo giuro. Tant'è che questa serata, vi ripeto, è nata proprio in 2 più 2, 1 e mezzo, 1 e mezzo. È riuscita come è riuscita. Io sulla serietà di Paolo e soprattutto sullo stacanovismo di Paolo, sulla sua volontà assoluta, della quale già avevo prova prima, non avevo alcun dubbio di come, scusate, non voglio far mago il presuntuoso, di come sarebbe andata questa serata. Per cui grazie ancora, ve lo dico a nome suo, complimenti a voi soprattutto Paolo, alla gente che è venuta, no? Noi ci mettiamo un po' di nostro, ma credo che i protagonisti assoluti della serata siano loro. Quindi ecco, io non posso che ringraziarti per questa tua, per questo tuo ritorno a Ceprano. Secondo te, poi ci siamo bazzicati parecchio qualche anno fa con il nostro amico comune Oreste. Insomma, c'è stato un periodo che ci si vedeva, facciamo anche una cosa in un teatro tenda molto importante. Ti ricordi che venne anche Terena? Certo, venne anche Dorazio, quello dei Fu. Mi ricordo che una sera c'era Diana Russa, facevamo una serata importante con i bambini. Vedi, corsi e ricorsi storici, Paolo, come breve la vita. E allora viviamola frustandola, non ci facciamo frustare. Io credo che la scelta di Paolo, certo, diciamo, stai qua che devi dire, allora non lo dico, però votate per il mio amico e non ve ne pentirete, ne sono sicuro, ci metto io la mano sul fuoco. Serena dov'è? Serena, c'è una sorpresa per te. Dove sta? Vieni qua, vieni qua. Pronti? Facciamo un coro per Serena? Anche tu, la lista quella, non ho dei cattivi, dei buoni, brava, perfetto. Ragazzi, adesso io cercherò di raccontarvi delle cose, ho anche 2 mie amiche qui che faranno qualche altra cosa, un mio carissimo amico comico con il quale faremo un tour, insomma le persone che vedrete qui stasera, più Pullo che è fra le quinte ma lavora, come dire, operosamente. Pullo non lo guarda così buono, Pullo è forte, è culla. Faremo un grande tour estivo. E allora, per concludere, non vi voglio annoiare, ma questa sera noi stavamo provando di là, non abbiamo, perché la prima è domenica, la prima del tour. Poi è capitata questa magnifica opportunità, vieni Serena, mi sa me. E dice, ma no, andiamo, facciamola sta cosa con Paolo. E non abbiamo niente di provato. Però forse sono queste le cose, soprattutto per chi fa il mio mestiere, Paolo. Quelle che no? Morti al volo. E io sono sicuro che dopo questa serata il mio tour sarà straordinariamente felice, perché mi porterai fortuna, e io te la voglio portare a te stasera. Grazie di cuore Paolo, davvero. Grazie a voi.